amici e amiche di Kenobis Productions, io sono Kenobit, questo è il mese del Game Boy Advance e questo è Astro Boy Omega Factor, un gioco presentato da Sega, ma fatto in cooperazione con Treasure. Treasure, una casa che ha firmato dei capolavori degli sparatutto, ma anche, allora, innanzitutto sono FBI come sempre. Ha firmato delle perle assolute per Mega Drive come Gunstar Heroes. Giochiamo normale. E ok. Allora, un po' di intro c'è e ce lo dobbiamo beccare qua perché è bello. Questa è la storia di Astro Boy, un bambino che muore in un incidente e il suo padre, uno scienziato, fa di tutto per riportarlo in vita rendendolo meglio di un uomo. Ricordiamo che Astro Boy nasce dalla meravigliosa matita penna di Osamu Tezuka, uno dei padri assoluti dei manga. Nel frattempo, Logan Brad, peccato che commenti come Wonder Boy e il Dark Souls della Mona sono dannali. Beh, certo. Ciao Magiustra, ciao Vicious Avalon. Allora, ci spiega le funzioni di base e questo è importante. Cominciamo, facciamoci il tutorial perché questo non è Mario e Luigi Superstar Saga. Ok, ci muoviamo. Allora, premi velocemente la pulsantiera di comando, sinistra due volte, ok. Lo scatto. A per saltare. Proviamo. Allora, così innanzitutto si fa lo scattino. Ok, andiamo oltre, benissimo. Dopo aver premuto il pulsante A, premi la pulsantiera di comando per prepararti all'atterraggio. Pugni. E via. Tra l'altro questo gioco raccoglie tantissimi cameo tezuchiani, assolutamente. Io l'ho amato. Io poi negli anni mi sono recuperato, si trovano in giro delle bellissime collection con tutte le storie di Astro Boy che sono meravigliose. Ma io ai tempi lo conoscevo pochissimo tramite quello che avevo, le poche robe che avevo visto in televisione da piccolo, che erano sinceramente dei ricordi confusi. Bah, che figata, il dito laser. Questo gioco è un bellissimo riassuntone di quello che succede in Astro Boy, perché presenta i personaggi, te li fa vedere, ti racconta le storie e il meccanismo con cui tu sblocchi tutto lo sbloccabile è proprio andare in giro a cercare i personaggi. Allora, il calcio, vedete che lancia in giro gli omini. Oh, basta. Chi si ricorda Captain Jack, il clone di Astro Boy? Io no. Io sinceramente no, ma per me Astro Boy, devo dire, è proprio una di quelle robe che hai preso, cioè te le dimentichi e poi le rivedi da adulto e dici: ah, ho visto qualcosa di simile da piccolo. Allora, la L è la mitragliatrice e fa questo. Questo è il braccio cannone, che è una figata. Ok. Parliamo della mia anima. Tu possiedi l'Omega Factor, il fattore Omega, che è molto meglio dell'X Factor di Sky, che agisce come se fosse un'anima. Questa caratteristica ti rende diverso dagli altri robot. Ha una storia meravigliosa, quella di Astro Boy. Potenziamenti. Un po' di vita ci vuole perché sono scarso. Ogni volta che incontriamo un personaggio ci dà ci upgrada, voce del verbo upgradare. Ok, vabbè, qua ci dice che sblocchiamo la rava e la fava. Va bene. Va bene, d'accordo, qua ci sta raccontando un pochettino tutto il meccanismo di sblocco. Vero, sai, i giochi su GBA avevano uno stile
grafico eccezionale, sono giocabilissimi ancora oggi. Sì, perché hanno quell'anima estetica da Super Nintendo, ma con innanzitutto con tanta esperienza in più da parte degli sviluppatori, dei grafici e tutto, ma anche con quel ciccino di potenza in più che ha reso, boh, secondo me, una delle console portatili più belle di sempre. Allora, anche il DS è stata una figata spaziale. Tanto che Francesca Zambanni sa, io sto organizzando anche un mese di Nintendo DS Real Hardware. Ma... Game! Ok, il laserino mi piace. All'inizio sembra facile, ma poi si prendono una trafila di sberle. Mi dico un milione di volte, questo è uno di quei giochi in cui semplicemente basta non perdere vita. Ed è più facile a dirsi che a farsi. Perché allora lo scatto è anche un dodge, se non ricordo male. Quindi se io faccio questo posso passare intorno... Posso passare attraverso i proiettili. Questo controller che sto usando, devo dire, è veramente molto bello. Vieni qua tu. Vi avviso che oggi guarderò la chat nei momenti di pausa, perché questo è un gioco che se mi giro sono casini. Aspetta un secondo che è Marta sul divano. Ciao amore, sto streamando. Ah, ok, ci sentiamo dopo. A dopo, ciao. Che donna comprensibile, Marta, che dico, sto streamando e dice, ah, ok, va bene, d'accordo. Aia, 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 aia. Oh, cuoricino, abbiamo superato il primo pezzo. Sarebbe figo fare una partita Gunstar Future Heroes. Beh, io vorrei fare sicuramente anche Gunstar Heroes. Devo picchiare il semaforo? Ok, ho picchiato il semaforo. Una roba che vorrei fare nella realtà. No, non è neanche vero. Non sono un guidatore. Sono un guidatore tranqui, non sono un guidatore funky. Per parafrasare Elio le storie tese. Ah, questo gioco aveva uno sprite scaling meraviglioso. Gea States. Ah, vediamo cosa mi dite. Un saluto fugace Wonder Boy. Ah no, questa era Marta. Guidatori stanchi, guidatori funky, fa culo tutti quanti. Sbrababam. Forse ho sprecato una super. Ma ne spreco un'altra. Ce ne hai 5 per livello, mi pare di ricordare. Cuoricino. Ah, il cuoricino mi ridà anche le super, quindi ho fatto benissimo. Ok, vi confermo che lo scatto in avanti è un dodge, una schivatella. Devo ricordarmi di fare i salti, perché devo fare i calci, perché il calcio, vedete, lancia indietro l'omino e mi permette di fare queste combo qua. È un gioco meraviglioso. Treasure ha veramente uno stile pazzesco, questo sistema di combattimento con poche cose di fatto. È proprio una figata che fa abbonare Francesca Zambanni. Non la biasimo, anch'io mi abbonerei se vedessi Astro Boy. Oh, via, pronti via.
E grazie anche per il follow. Per festeggiare il follow prenderò a pugni i ragni. Che però sono anche dei ragni che hanno quel corpo da ape. Aia. Diciamo che andate a fanchiù subito così. Che gioco stupendo. Ma proprio voglia di giocarlo tutto su GBA. Abbiamo incontrato lei. Oh, grazie Astro. Sei un robot davvero speciale. Ma guarda che meraviglia. Io amo Astro Boy. Amo tantissimo Astro Boy. Tanto che il mio soprannome, il mio nickname ai tempi di Xbox 360, il mio gamer tag era Gastro Boy. Ma perché io credevo fosse un simpatico gioco di parole tra Astro Boy e appassionato di cucina. Ho scoperto che Gastro Boy su Urban Dictionary è archiviato come scorreggione, che incidentalmente è vero lo stesso. Magna Maeta ha ancora un vantaggio su di noi. Ha mandato fuori controllo i robot. Nel frattempo vi saluto tutti, leggo la chat, siete una chat velocissima. Gastro Boy non si può sentire, lo so, ma infatti poi non ho rinnovato l'abbonamento a Xbox Live a un certo punto. Astro Boy insieme a Gekido Advance e Yoshi's Island 2 è una delle robe più belle da vedere su GBA, soprattutto sul display del micro. Il display del micro, che bellezza. Allora, incontriamo lei e ci potenziamo questa volta. Ci potenziamo un po' il laser. Ok, non capisco cosa. Attenzione, quella roba che fa lui mi interrompe il. Ho sbagliato. Qua si sta facendo schifo. Ed è andata così, continua. Mancato, no, preso. Allora, quello che potevo tirarti addosso te l'ho tirato. Aia. Ok, difficoltà. Vedo le clip che dicono che Nobits scorreggione e ognuno raccoglie quello che semina, del resto, e sto seminando scarsezza a Scadastro Boy. Ma no! Errore. Questo è un errore grave. Difficoltà suprema.
Sta andando tutto molto male. E mi fa male anche se mi porta in alto. Allora, non puoi raccontare una cosa del genere e pensare che la chat lasci correre, anch'io. Ingenuità, pensare che queste delle brave persone. No, lo siete. Lo siete, lo siete. Nel frattempo vi ricordo, mentre muoio, vi ricordo il programma della settimana, che è stasera Portal, domani sera Space Channel 5. E questo è un errore. Mercoledì sera Wonderboy 1, Wonderboy 2, non in triestino, una volta tanto in italiano. No, perché di qui. Via, che adesso inizia a saltare. Smetterà a un certo punto. O va avanti all'infinito. Ho capito cosa devo fare, però. Ho capito cosa devo fare. Adesso lo faccio. Mercoledì sera, sofferenza in italiano. Cioè, si può fare. No, 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 no. O forse sì. Comunque che non giochi proprio sereno. Io facevo un macello a sti giochi. Anzi, visto che stai giocando proprio in questi giorni sul mio micro. Ma io sono un giocatore zen. Me lo diceva sempre Babic. Lo scriveva anche su Xbox Magazine ufficiale, quando scriveva il trafiletto su di me. Chi sei tu? Sono Atlas, tu devi essere Astro. Come fai a sapere chi sono? Ti conosco bene, ho organizzato io la tua sfida con Magnemite. Qui è tutto Magnemite. Devi evolverti e diventare ancora più forte. Non solo per il tuo bene, anche per il mio. Ci vediamo più tardi. Ah, Atlas e Astro finalmente si incontrano. Schema 2, Cruciform Island. Buon post-prandiale a tutti e buon post-prandiale anche a te, caro Pinball Fantasies. Qua ovviamente c'è molta trama, adesso ve la skippiamo un pochettino, perché sennò andiamo avanti fino all'infinito. Ultimamente stanno verificando molti incidenti nel Pacifico. Sono tutte cose, tra l'altro, ispirate a delle singole storie di Astro Boy, perché ce ne sono tantissime. Ovviamente l'opera omnia di Tezuka. L'opera omnia di Tezuka è sconfinata. L'opera omnia di Tezuka su Astro Boy è comunque notevolissima e abbondante. E all'improvviso spara tutto, perché Treasure ci sapeva fare con gli spara tutto, come dire. Ma questo pesce che spunta. Comunque parliamo di quello che ti trovavi da giocare sul Game Boy. Era una bellezza
Allora, questo gioco lo amo perché mantiene la bellezza di una, la bellezza e l'intensità di un gioco arcade, ma come pochi giochi da console riesce a spalmarla su un ritmo lungo e di ampio respiro da console. Cioè, questo era un gioco. I soldi di questo gioco erano spesi bene. Stai sparando troppo per i miei gusti, quindi io ti faccio questo. E ancora questo. Aia. Grazie per morendo. Cambio di colore e muoio, vabbè, va così. Questo è un gioco che non è che ti... Hai dei checkpoint giusti, ma cattivelli. Nel senso, hai sbagliato quel boss lì, potevo proprio non sbagliarlo, e ho perso un sacco di vita inutilmente qua all'inizio. Non farlo, gioca meglio. Anche perché poi, stupidamente, cerco di prenderli tutti come se stessi giocando a Gradius, ma in alcuni casi, tipo questi qua, mi conviene più evitarli piuttosto. Farmi un percorso in cui li posso evitare. Tipo così. Volevo fare questa cosa prima, perché mentre la fai sei invulnerabile. Allora, adesso l'ape. Vediamo di non morire come dei babbei, perché vedo questo cielo. Allora, Sega ha pubblicato il gioco e quando appare il nome Sega comunque i cieli sono belli. Guardate che bel cielo, guardate come sta velocizzando, come per dirmi adesso io che Nobit ti spacco il culo. E arriva questa sfera Genkidama enorme. Oddio, me lo ricordo, che male. Dolore sempre vivo, dolore sempre vivo. Me lo ricordo distintamente questo boss. Era molto bello. Dimmi che non mi fai ricominciare da capo, per favore. Bene. Sprecato così. Aia. Questo è molto sparatutto treasure. Questo all'improvviso è tanto sparatutto treasure, ma proprio tanto tanto. Qua non facciamoci trombare. Questo comunque era un... cioè, questo è il mese del Game Boy Advance. Parliamone di questo scaling fighissimo che faceva il Game Boy Advance. Ah, cazzo. Si può fare molto di meglio. Tipo, non sprecare. E usare i dash. Io amo il design di questo gioco,
Anche perché quando ti rendi, quando qualcosa ti sembra troppo difficile, vuol dire che non stai usando uno degli strumenti che ti dà il gioco. E questo è un sintomo di un game design bellissimo, perché non ha nulla di superfluo e da un lato ti permette di personalizzare il tuo stile di gioco, dall'altro ti obbliga a guardare quest'occhio che gira su uno schermo piccolissimo e a passarlo senza subire danni e festeggiare lanciandogli lo sbruffone dell'amore come se non ci fosse un domani. Vieni, 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 che ce n'è. Ce n'è, ce n'è. Chi è che... Grazie a Giarotta che si è... che ha fatto un followino direttamente nel momento della, in cui ho sconfitto il boss. Complimenti per il tempismo. Si dirige verso l'isola, vuole nascondersi nel cratere, ma non te la caverai perché io sono Astro Boy, che è molto meglio di Gastro Boy. C'è un leone in mezzo alla giungla che si è trasformato in un robot. Io sono Pook. Cosa? Pook? Non ci siamo mai incontrati. Ho dormito per molto tempo e ho la mente un po' confusa. Arrivano quei tipi strani, ci vediamo, Astro. Un coniglio, un'anatra e un cavallo dentro un copertone. Tra l'altro, punti bonus per la traduzione di questo gioco che mi sembra eccellente. Treasure in linea di massima è sempre hard but fair. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tu ci hai messo una vita a Metal 5 a battere quel boss, io invece avevo faticato più con altri boss. The Amazing Tree. E allora Amazing Tree, cosa vogliamo fare? Cioè guarda che Astro Boy ti guarda così. Ah oh, ma dove vuoi andare? Vai a raddrizzare. Beh, troviamo quel leone. Andiamo, Pucco e Nocco. Gli Amazing Tree. Li abbiamo incontrati e ci facciamo potenziare. Allora, i sensori sono quelli che ci fanno trovare la gente. Questo e... solo questo. Il jetpack ci fa fare una jetpackata in più. Potenziamoci un po' il pugno. Ciao Quantic Dark! Sembra un labirinto senza luce. Se potenzi super sensori forse potrò vedere. Ma che cazzo, potevate dirmelo prima. Che potevo potenziarmi 2 secondi fa. Ehi tu, cosa ci fai qui? Ecco, un tipo strano. Ah, che stile manga degli albori che mi piace tantissimo. Sei in gamba, via con il boost numero 5. Ah, fai malissimo però in compenso, va bene. Sprecato.
Aia, vabbè. Va bene, va bene, facciamo da capo, bla 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 bla, c'è un leone in mezzo alla giungla, bla bla bla, siamo i tre dell'Ave Maria. Via, fiora di ball. Adesso potenzi i super sensori. Ah, ho fatto bene a morire, tutto un calcolo. Ah, vedi che c'è qualcosa di segreto qua? E infatti incontriamo subito un personaggio. Sono il detective, sono Sherlock Holmespan, un detective inglese. Ma mi chiamo anche Rainbow Parakeet, pensa che sfiga. Non voglio sembrarti maleducato, quindi ti dirò un segreto. Una porta segreta si nasconde sotto le rovine e nessuno sa come aprirla. Allora, 52 spettatori nel portafoglio non è niente male. No, è vero, però per raggiungere la partnership tecnicamente bisognerebbe avere una media di 75 persone, che è una roba che la sera facciamo senza problemi, a mezzogiorno è più difficile, ma ci arriveremo. E a questo punto aumentiamo il laser. Voglio abusare di questo laser. Scendiamo qua. Qua non c'è niente. L'acqua fa male, il vino fa cantare, ce lo ricorda anche Astro Boy. Qua per adesso non riusciamo ad aprirlo. Aia l'acqua, aia l'acqua. Non andare in acqua. Oh cavolo, e ora cosa faccio? Sei un detective anche tu? Ma certo, sono Willy Kisagari, un detective privato dal Giappone. Ho viaggiato fino a Crucible Island, alla Diversity.x, nel mezzo del Pacifico, per indagare sulla base segreta di Kinsankyo. Ministero della Scienza. Ministero della Scienza è sempre una cosa bellissima. Kenobiswatch, questo è troppo lo stream da ufficio per non arrivarci. Anche secondo me. Ce la faremo. Io in ogni caso sono contento perché, a parte tutto, non è per fare il lecchino, ma io sono contento perché ci siete voi. Cioè, già così io mi diverto tantissimo e sono contento. Un po' di vita in più me la faccio. Attenzione, prendo a pugni le facce. E qua adesso riusciamo a entrare. Allora, fatemi vedere se si può fare un salvino in questo. Vediamo, perché così magari ce lo teniamo anche. Bene. Via. Questo deve essere di tre, arrivo. Sbagliato. Un cuoricino, grazie. Cuoricino. Vabbè, ma adesso
stiamo scherzando, ho fatto fatica a batterne uno, adesso questi qua faccio così. Non così, posso fare di meglio. Comunque una deviazione del livello diversa da quella di prima, assolutamente. Però mi sembra la più figa, diciamolo. Questi colpi gratuiti però non mi piacciono, eh. Please morite, grazie. Grazie del morendo e prendo anche la vita e vado avanti. E c'è uno dei momenti più cari possibili della storia dei videogiochi, ossia l'ascensore. Le botte sull'ascensore. Tra l'altro sono reduce da un concerto a Londra dove nel migliore spirito da hooligan... Mentre suonavo c'è stato un principio di incendio, cosa che mi è quasi piaciuta, perché era la macchina del fumo definitiva. E dopo il mio concerto, poco dopo, è scoppiata una rissa tra gentiluomini inglesi, che è finita bottigliate, ma nel senso proprio di bottiglie rotte, spacco bottiglie, ammazzo famiglia, coltelli, sedie di legno tirate in testa alla gente e polizia che arriva e tira i lacrimogeni per placare le ire degli hooligan. E questi qua comunque fanno malissimo. Che buco enorme! Questo cratere non è un fenomeno naturale. Grazie al cazzo, Astro, scusami, è fatto di metallo. Questo buco è stato prodotto dal calore artificiale del sole. Perché mai qualcuno dovrebbe fare un buco del genere? Un'esperienza, una brutta esperienza. Sì, no, non è stata. Io normalmente non mi creo problemi. Cioè, ho suonato in tanti centri sociali, situazioni buffe, losche. Non mi crea problemi. Quello è stato un po' eccessivo, un po' fuori dalla mia comfort zone. Lascia perdere. Guarda, allora, loro sono i malavitosi. Guardate quanto è bello questo malavitoso col sigaro e i labbroni. Il sole artificiale ci aiuterà, di nostro ci aiuterà. L'idea di scavare sotto le rovine è stata una trovata geniale. Non ho tempo per mettermi a cercare un tesoro con una pala e una scopa. Il calore del sole artificiale ci aiuterà a scoprire il tesoro. Se ciò che dice è vero, il leggendario tesoro potrebbe essere... ma chi va là? Taran, c'è Astro Boy con le sue scarpette rosse che adesso vi dice che la festa è finita e fa benissimo. Ti libererò se lo riuscirai a sconfiggerlo. Vogliono usare Puck contro di noi, questi fetenti. Forza, Bahamut! E muoio così, perché... Via. Aia, aia, aia. Questa cosa continua a non evitarla. Ah, ma almeno gli posso fare del male alla... Forza, Leo! Quanto ti odio quando mi fai sprecare gli attacchi. Toh, ci ha passù. Sto giocando sloppy. Forza, Hanuman!
chiama Hanuman perché fa uscire la coda dall'ano, forse. Via, Hanuman è andato e adesso c'è di nuovo Bahamut. Però se... Quando va veloce mi fotte tantissimo! E poi sono anche io che mi faccio allegramente fottere. No! C'eravamo quasi. Credo che vengano tutti dall'induismo. Più 5 punti cultura a Francesca, ma assolutamente. Francesca ha una cultura di tutto rispetto. Perché mi fai male? Allora, l'ideale è se riesco a non farmi... Perché questo Bahamut in realtà le stop me ne sta dando, ma è il più facile ed è quello che posso usare per farmare... Vedete, la barretta verde è quella che mi... Edizione... Forza Hanuman! Ciao Hanuman! Allora Hanuman devo prenderlo da vicino, va bene. Forza Leo! Aia! Ma perché mi fai questo, Leo? Sei pure il mio segno zodiacale. No. Vedo male, la vedo malissimo. No, sto sbagliando in direzione dello sparo, adesso lo fa veloce. Poco. Continua. Via. Forza Hanuman! Tu che hai l'ano nelle mani! Via! Devo smetterla di farmi fregare da... E lo dico e mi faccio fregare! Sono scemo! Bene.
Ma che cazzo? Leo lo odio, non ho ancora capito qual è il meccanismo. E fa questa roba qua e mi fa sprecare i miei poteri magici. E io per questo mi viene... sento l'esigenza di iscrivermi ai terroristi. C'è di nuovo... ho sbagliato quasi intenzionalmente. L'uccello è Cantole. Che mitologia sarà? Precolombiana. Ha molto l'aria di qualcosa di Maya o qualcosa di simile. Con cosa iniziamo? Con Cantcuntole. Per poco. Ah, non mannami. Ok, Leo, non facciamoci fregare da Leo questa volta, perché prima è stato lui a... benissimo. Lei è andata via subito. Aia, mi hai fregato, male. Schema 2 completato. Astro, salverai anche Mu? Puk, non ti arrendere, questo è troppo, me la pagherai. Ora è tutto tuo, Skunk. Dove credi di andare? Gli Amazing Tree sono qui anche per punire questi truffatori. Non c'è via di scampo, tutta la gente che ho trovato rovina questi cattivoni. E adesso abbiamo Puk, che è la tenerezza. Un po' di pugno, anzi un po' di fuoco. Bene, bene, bene. Amici e amiche, il post prandiale di oggi si conclude. Ditemi, vi piacerebbe che domani continuassimo con Astro Boy o volete che ci spariamo direttamente in vena un altro gioco? Ditemelo anche su Discord, ditemelo un po' tutti qua, perché è andato bene il gioco e mi... è troppo bello, cioè io farei tutto il mese a giocare questo praticamente. Ok, ci dà la spiegazione Tokugawa, che ci dice che Mu è sta civiltà. Impianto lunare conquistato, mio figlio Daichi, il direttore come ostaggio. Vogliono Astro dal Ministero della Scienza in cambio di mio figlio. Daichi è mio figlio unico, non so cosa fare. E cosa vogliono da me? Non so perché, ma dobbiamo fare tutto il possibile per salvare Daichi. Non so se riusciremo a finirlo, ragazzi e ragazze, ma secondo me... almeno un altro domani ce lo facciamo, anche perché... oh, poi magari facciamo la settimana di Astro Boy e funziona bene, eh. Allora, fatemi fare un salvino. E... un salutino. Vi saluto, vi ricordo, allora, questa sera
Portal 2 con me e Matteo Corradini dei The Pills, ma anche Matteo Corradini di Matteo Corradini, perché è una persona molto preziosa anche da solo. Domani sera Marte Dreamcast a questo punto con Bellotta and Friends e un vero Dreamcast con Space Channel 5, che è una meraviglia totale. E poi mercoledì sera con me e Bisboch Wonder Boy 1 e Wonder Boy 3, ci giocheremo qua, la run non sarà in friulano questa volta. E poi giovedì sera a Milano nel mondo reale Cyberspazi 03, la serata di painting in realtà virtuale che organizzo a Macao. E poi che altro? Sabato sera il mio concerto all'Oibò di Milano. Bel posto, set di Game Boy. Poi già che ci siamo in fase di annunci, ma anche un po' segretamente perché non voglio smettere di giocare, suonerò il 28, sabato 28 aprile alla Nippon Night a Ceccano, alle Officine Utopia, e poi il 29 e il 30 sarò al Comic Con di Napoli, dove farò un set con il Game Boy e il giorno dopo un set solo di musica dei videogiochi. Quindi clicco su questo esci, fine della partita e fine di questo post prandiale. Ciao a tutti, ciao a tutte!